Ribenvenuti a tutti, grazie ad Antonio che mi ha comunicato che l'audio era ritornato nelle altre partite, cioè nelle altre mie registrazioni. Comunque grazie a tutti come sempre e ribenvenuti in questo nuovo episodio. Stiamo arrivando verso la fine, non mancano più tante partite per concludere questa ottava Master League, dovuta al primo anno con il Millwall, 2 anni con il Brescia, licenziato in maniera veramente, mi brucia quella, finché avrò voglia lo ricorderò, licenziato veramente in maniera disgustosa perché ho portato il Brescia in Champions League e sono stato licenziato, incredibile, la prima volta che mi succede una cosa del genere, può capitare, per carità, però la vedo un po' non tanto realistico, ecco, questa cosa, comunque va bene così. E poi 5 stagioni bellissime con il Genoa. Siamo alla semifinale contro i Wolves, contro i Lupi d'Inghilterra, Leone contro Lupi, semifinale di FA Cup, poi avremo la 35esima giornata, mancano ancora tante partite alla fine del campionato, ma adesso siamo concentrati per questa semifinale, quindi la vincente andrà a incontrare o il Manchester City o il Tottenham. Quindi ragazzi, grandi sfide in questa semifinale di FA Cup. Andiamo in campo. Andiamo subito a vederci come potremo giocare dopo il pareggio in campionato. Eccoci qua. Siamo messi in questa maniera qui, quindi direi di portare il nostro Lumley che è in prestito, lo facciamo giocare in questa semifinale. Eder non mi è piaciuta la scorsa partita, quindi non sarà convocato. Mettiamo Sanyan al posto di Batum e andiamo a vederci la rosa. Dunque, l'Abiad, direi che da questa parte può anche non giocare, secondo me. Abbiamo Rose che è più un terzino, ma anche Rowe è un terzino se non sbaglio. Certamente che è un terzino. Allora facciamo in questa maniera qui. Visto che sono più pompati, facciamo giocare loro due. Tomori e Bennett, coppia centrale, Logan, bellissima cosa, ritorna in campo, pompatissimo, anche Beltrame, Young e Graban. Io direi ragazzi di non toccare nulla e andiamo, anche perché se tolgo l'Abiad di qua chi metto? No, lasciamo lui. Lasciamo pure lui, non è proprio un centrocampista puro, forse, ecco, vedete mi si alza, eh no, però mi si abbassa l'over totale del gioco squadra, quindi lasciamolo pure così. Andiamo a vedere questo Lumley in porta, perché potremmo anche decidere di riscattarlo, perché è in prestito, quindi potremmo anche decidere di riscattarlo. Difensivo chiaramente, come sapete, sempre sui due difensori, poi andremo a prendere il pane, finito questa partita, perché devo aspettare che arrivi, è un pane particolare. Lumley, niente ragazzi, allora andiamo a incontrare il Wolverhampton di Sir Leigh contro Robbie Ultras. Andiamo a farci le maglie. Però queste divise un po' così non è che mi piacciono tanto. Vediamo un po' se ce l'hanno bianca. Sì. O se no potremmo giocare noi gialla e loro. Ah, c'hanno anche la quarta divisa. Una gialla loro e magari metterla. Metterla nera noi, dai, in casa così va bene, dai, si distinguono, a voglia. Hanno una bella squadra perché hanno Berti in porta, Collins, José Fonte, poi hanno Caldirim, Semedo, Ruben Neves, Gosling, Simons, Sea, Pedro Neto e davanti l'ex Atletico Madrid e non solo Atletico Madrid, Diego Costa. Massima attenzione, ma non so se gioca ancora Diego Costa, ma come dico io, sempre un po' di amarcord in questo PES. Non guasta, giochiamo in casa nell'Emirates Stadium, non in casa nostra, ma in casa dei cannonieri d'Inghilterra, l'Arsenal. Mamma mia, che squadra anche quella. Ragazzi, andiamo in campo e speriamo in bene. Sarebbe bellissimo volare in finale e azzeccare anche FA Cup e promozione diretta, sarebbe un fior di quattrini, un fior di sterline, che come sapete l'Inghilterra
La regina è stata furba, ha detto prima che muoio voglio mettere l'Inghilterra di nuovo con la sterlina e quindi fuori da questa merda di euro. E ci ha guadagnato, direi, secondo il mio punto di vista. Comunque, andiamo avanti così. Si va in campo questa semifinale, ve la presento un attimino. Due squadre, guardate che bella la maglia del portiere del Wolverhampton. Ecco qua, tutti in piedi. C'è metà stadio per uno, come si usa in Inghilterra. Sulla sinistra i tifosi del Wolverhampton, alla destra dei vostri teleschermi, i tifosi dei Leoni d'Inghilterra, la squadra più odiata che è arrivata fin qui. Vedete i colori arancione e i color blu? Mamma mia, bellissimo, guardate che atmosfera, grande tifo. Mamma mia, raga, che bello, raga. Che bello, mamma mia. Fuh. Potessi tornare indietro, rifarei tutta la vita da ultras che ho fatto. Ma è troppo bello, è troppo bello. Ho girato l'Italia con 10.000 lire in tasca, io pensate, sarebbero 5 euro adesso, per carità, lasciamo perdere. E un altro calcio. Quindi Millwall con Lumley, Bennett, Tomori, Rose, Logan, Ferguson, Labyad, Rowe, Beltrame, Graban, Young. Rispondono i lupi d'Inghilterra, squadra molto molto temibile. Con Berti, Jose Fontes, Collins, Semedo, Ruben Neves, Caldrim, Simons, Gosling, Pedro Netro, Seah e il pericolosissimo gigante, la scimmia, Diego Costa. Guarda qua che. Eccolo qua il bomber. Attenzione, è tutto pronto. Mamma mia che semifinale. Torino Juventus. Ah no, scusate. Millwall Wolverhampton. Andiamo avanti, lasciamo perdere. Graban, Ferguson, Rose, Rowe, non c'è spazio, si torna indietro. Bennett, colosso di questa difesa. Tomori, arrivato dalla primavera, il primo anno, è rimasto con noi e continuerà con noi se io rimarrò al Millwall. Tutto dipenderà dalla promozione o meno. Labiat. Ancora il pallone toccato verso Tomori, vede libero e lancia. Rowe, arriva Gosling. Rowe, bellissimo passaggio per Graba, l'appoggio per Beltrame, lancia in mezzo Young, il controllo parte il tiro, la parata di Berti, non so se è italiano, poi andremo a vedere. E adesso attenzione ai lupi con Semedo verso Diego Costa. Bennett la tiene lì, mamma mia. Il lancio adesso, attenzione, Labiad che è marcato, perde un attimino palla, Saha, Simons, giocatore interessantissimo Simons, Ruben Neves, mamma mia, c'è un centrocampo pericolosissimo, Caldrim deve accorciare Rowe, lo fa bene, va a chiudere, è ancora raddoppiato e ancora gli togliamo questo pallone, mamma mia, andiamo, Labiad e si parte con Beltrame, 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 Beltrame. Carica il tiro, che schifo, come dice la buona Gabri Bon, ma cos'è sta roba? Che cazzo, dai, non mi fate incazzare. Berti adesso dal fondo campo per Diego Costa, sempre marcato da Ben, giganti, due giganti, pallone indietro, attenzione Bennett, mamma mia, Tomori. Per adesso il Wolverhampton non si è avvicinato alla porta, guardate come marcano stretto però in avanti, giocano molto alti in Inghilterra. Sigurdsson, gigante svedese, la palla verso Labiad, pallone verso Graban che controlla, Graban fa partire questo tiro, la parata ancora di Berti. E si rimuove Semedo. Lancio lunghissimo, Bennett, mamma mia ragazzi, straordinario. Rowe. Palla verso Beltrame, 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 infilata per Young, il tocco sotto, e c'è l'1-0 del Millwall, e c'è l'1-0 dei Leoni, non vi sento, dice Young, esplode tutto il settore, ammutoliti come vedete dietro l'immagine, i tifosi del Wolverhampton, mamma mia ragazzi. 1-0, che pallina che ha dato Beltrame qua. Con l'esterno dalla Martin Vazquez, scuola Leo Junior.
Young un gol alla Casagrande, formato Rizzitelli Silenzi. Torino 1, Roma 0. Lasciamo perdere, dai. Ci sta, ci sta. Bei ricordi, bei ricordi. Allora, andiamo avanti, se no piango. Collins, a mettere lì, attenzione, palla lunga. Ruben Neves, si scherza un po', ragazzi, ovviamente. Caldri, attenzione Labiada, attenzione Caldri, 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 la mette in mezzo, mamma mia, via, no, che pasticcio, ma che cazzo fate? Oh, porca troia. Pareggio del Wolverhampton, ma che gol strano! Si sono imbambolati lì davanti, si sono imbambolati davanti alla porta, guardate cosa è successo qua, ma guarda che pasticcio! Cos'è sta porcheria, vabbè. 1-1. Ancora la palla adesso verso Young, che sta giocando un'ottima semifinale. Young, la palla verso Beltrame. Arriva Rowe, prova il cross ribattuto, recupera adesso il Wolverhampton con Diego Costa, Pedro Neto, attenzione, siamo al 25esimo, velocissimo Pedro, palla dietro a Semedo, ancora Pedro Neto, è buona la palla, Rose non riesce a chiudere, vediamo se riusciamo adesso a chiudere, palla in mezzo, calcio di rigore, ma non mi dire, no, ma dai. Ma no, arbitro, no, sei proprio un pezzo di merda tutte le volte tu, eh. Vediamo. Vediamo. Sì. Stavolta ha visto bene, gliel'ha dato il calcio sul piede sinistro, sul tacco del piede sinistro. Calcio di rigore netto. Porca puttana, non ci andava. Diego Costa, attenzione, contro Lumley. Lumley. Parte l'uomo, l'aveva intuita, ma gran rigore dello scimmione, sotto, sbeffeggiare un po' i tifosi del Millwall, attenzione, ed è 1-0, rivediamo il rigore, netto, calcio, gliel'ha dato l'uomo, rigore c'è, niente da dire. E allora sì, ma noi abbiamo la forza di reagire. E allora Graban. E attenzione, la palla ancora verso Rowe che manda Beltrame. Beltrame, parte il tiro, la parata. Beltrame! Ah! Non ci credo! Sei un bastardo! E andiamo! Mamma mia, che semifinale! Come potete vedere, le poltroncine sono di color granata, quindi c'è una sorta di gemellaggio. Non rompete le palle, l'ho deciso io. Boh. Lasciamo stare, eh? 2-2. Mamma mia! Wow! Mamma mia! Grande Beltrame, ma che palla Rowe che si fa perdonare del rigore! Rivediamo il tocco sotto, gran tiro, poi va a recuperarla e la mette in porta. Da grande opportunista sulla ribattuta, gran gol di Beltrame per opportunismo. Beh, 2-2, ma che semifinale. Quant'è che non giocavo più una semifinale di una coppa? Mamma mia. Dovevo venire in Inghilterra, dovevo venire. Semedo, no, vabbè, col Genoa ho vinto anche la Coppa Italia, ma io dico in Inghilterra quant'è? Tanto tempo. Ferguson. La palla adesso a Young, il tocco sotto, Beltrame, tutti si aspettano, il gol di Graban, il lancio in mezzo, Rose, scivola, mannaggia la pupazza, attenzione, Neto, Neto è forte Neto, cazzo, guardate che dribbling, palla in mezzo, via, Ruben Neves, mamma mia ragazzi, ma non potevano rimanere in Spagna a giocare sta gente, vabbè. Sono pericolosi, fanno paura. Guardate come sono tutti marcati. Ancora Rose fermato. Prova questo lancio sulla fascia. Eccolo qua, Graban cercava di andare via. Viene chiusa tutta l'azione del Millwall. Attenzione a Pedro Neto, chiuso da Rose. Mamma mia, Rose terzino sinistro è eccezionale. Attenzione a Semedo, adesso c'è Pedro Neto.
Pallone di Beltrame, attenzione a Siego, Solti qua. Poi Lumley che rinvia lungo, c'è Graban, colpo di testa da appoggiare, attenzione, poi troppa fretta. Beltrame calcia via il pallone, ancora Nelson Semedo, Pedro Neto, Semedo, ancora Pedro, mamma mia, che giocatore, porca puttana, è fortissimo, pallone in mezzo, stava per farci un brutto scherzo. Andiamo a rilanciare lungo, primo tempo che sta finendo, Graban la mette lì 2-2, ma che primo tempo, 4 reti, Ruben Neves, attenzione, arriva, minchia mi è scappato il pollice, vai vai a chiudere Logan, la mette in mezzo, bah, traversa, mamma mia, traversa, colpo di testa dell'ex Atletico Madrid, che traversa ragazzi, mamma mia, porca troia, è forte il Wolverhampton, una bella squadra, attenzione a Lumley adesso che va a rilanciare lungo da questa parte, proviamo a allargare un po' per Logan, pallone ancora per l'Abiad, si fa togliere il pallone ma è calcio di punizione. Calcio di punizione per il Millwall, lo va a battere Logan 2-2. Bello questo passaggio, e finisce qua il primo tempo. Diego Costa doppietta e una traversa, poi Young e Beltrame. Diciamo che tutte le fasi d'attacco delle due squadre si sono dimostrate all'altezza perché hanno segnato tutta gente che gioca davanti. Equilibrio nel possesso palla, equilibrio abbastanza nei tiri in porta, i falli anche e i calci d'angolo. Insomma, equilibrata come partita. Andiamo a vedere. Bene, bene, possiamo dire, andiamo pure avanti così. E si rientra in campo, ragazzi, 2-2. Calcio d'inizio con Diego Costa, Neves, Collins. Attenzione a Collins, Neves. Wesling, lancio per Diego Costa, Tomori lo contrasta, palla all'indietro, attenzione a Rose su Pedro Neto, mette in mezzo Diego Costa, attenzione ragazzi, occhio a questo qua, ma Neto, mamma mia come giocano bene, porca puttana, sono veramente forti, niente da dire. Lancio adesso per Rowe, non c'è spazio, Rowe. Ah, perde palla sul pressing, attenzione perché adesso sono dolori. La perdono anche loro. E allora adesso si può andare con Graban, Graban, Graban. È lunga la palla di Beltrame. Ci siamo un po' spenti, attenzione, mi sembra di vedere Graban che zoppica. Ai ai ai, Rowe. Ancora la palla verso Graban, ma è bravo Collins. Neves, Simons. Eccolo qua, fenomeno, Pedro Neto. Non si capisce qui. È salito il terzino, ma non si sono capiti. Rose, Beltrame, allarga sto gioco. Vai Sergoson, bravissimo. Labiad, Labiad. Prova a cercare Young. Ci arriva Young, ci arriva Young. La palla ancora verso Beltrame. Il tocco per Graban. Sempre lunghe gliele dai, sempre lunghe. Porca puttana. Sempre lunghe gliele dai. Tutto alto, guardate la stina sulla sinistra dei nomi in basso, come sono alti il Wolverine. Se partiamo in contropiede li infiliamo qua, Rowe, attenzione, eccolo qui lo sbaglio, e allora Beltrame, e c'è Graban che controlla, Graban, 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 pallone in mezzo per Young, Young, carica il tiro, l'angolata troppo, ho sbagliato io col cursore, porca troia. Cos'è sta roba, come dice la Gabri? Che cos'è sta roba? Spero che stia bene la Gabri, che stiate bene tutti, anche i vostri familiari, tutti quanti i miei pochi iscritti ma buoni, Beltrame. Ancora Rowe, la palla messa in mezzo, attenzione che si gira sto stronzo. Occhio!
Mamma mia, Tomori. Cos'è arbitro qua? Madonna, se ne stanno cominciando a dare qui, occhio. Dove? Beltrame. E adesso è data col contagiri per Graban. Che cattivo! Dio buono. Fuori. Dai, Grabo. Andiamo ragazzi, dai. C'è calcio di punizione. Fallo in attacco su Tomori di Diego Costa. Gran duello. È passato al secondo tempo a marcarlo lui in automatico. Non l'ho deciso io. Bella questa cosa, mi piace. E allora lancio ancora di Bennett in avanti. Colpo di testa di Beltrame. Young ci arriva. Attenzione. Ancora l'abbiata al centro per Beltrame. Carica il tiro fuori, mamma mia, devi aggiustare un po' la mira da lontano però ragazzi, porca puttana, devi aggiustare un po' la mira. Allora, andiamo a vederci se c'è qualcuno stanco. Sì, ce ne sarebbe, però vabbè, proviamo. Sì, ma aspettiamo ancora a fare i cambi perché se andiamo ai supplementari sono cazzi amari. In caso che si fa male qualcuno è un casino. Attenzione! No, Sea, Sea! Mamma mia, grande parlata del nostro portiere. In prestito, Rowe, Rowe. E si riparte, Rowe. Graban, va via, attenzione, Graban. La mette lì, Young! Arbitro! Madonna poi, arbitro! Vai che non c'è fuorigioco su rimessa laterale. Beltrame. Niente, respinto il tiro. Ce l'hai lì. Dagliela indietro, bravissimo. Costruisci. La appoggio verso Sigurdsson. Parte. Oh, la puta madre loca. La fuoca monaca. Anche se segnano vi butto per terra. Sigurdsson. La palla verso Young. Madonna, se passava! Se passava si presentava Graban da solo davanti al portiere, erano dolori. Simons, grande chiusura di Labiad. Bella partita ha fatto Labiad oggi, molto contenuta. Attenzione che c'è i cambi. Esce Neves, entra Nunes. Toglie uno forte, ne mette un altro ancora più forte. Bravissimo, così, con cattiveria. Attenzione, ma che bella partita, equilibratissimo, sempre 2-2. Attenzione al calcio d'angolo, Tomori salta. Mamma mia, qui mi sa che c'era rigore, mica non gliel'ha dato. Logan, sempre molto ordinato, è Labiad adesso che va, Labiad. Lancio troppo lungo sulla fascia, vedi. Palla al portiere quando è così. Berti, Collins, sa che andremo ai supplementari. Pallone lungo, la palla verso Tomori. Mamma mia, che fallo Diego Costa qua. Ma cartellino in arrivo. No, Azzo, cosa aspetti a ammonire anche loro? Questo era da giallo, eh. Ma tutta la vita. Mio fa, st'arbitro, niente da fare, ce l'ha con me. Attenzione che entra Moreira, esce Pedro Neto, forse stanco, Beltrame, l'appoggio ancora, Graban non si è visto, pallone verso Moreira, bravo Lumley, il lancio con le mani, colpo di testa, ancora Labiad che rilancia, si rilancia da solo Labiad che punta l'uomo. La palla in mezzo, Young, mamma mia, occhio qui al pressing. Sono bravi, però sbagliano qua. Grande Logan, altro fallo lì, si prosegue, Labiad, pallone in mezzo, ancora Young, occhio Graban, deve darla da questa parte, il cross di Rowe, Madonna santa.
Grande Bennett. Sirgusson. Grande intervento di Bennett che non c'è fallo. Si lancia in avanti Bennett a dare man forte. Madonna, questi 1-2, gran bam! Porca di quella troia, non è passato il tiro. Si prosegue, lascia giocare l'arbitro. Moreira, Moreira, attenzione, no, Diego Costa. No! Via! Mamma mia! Madonna, cosa ho sudato qua. Young. C'è calcio di punizione per chi? Contro. Ma madonna puttana, ma. Contro. Mamma mia. Era fallo mio. Contro. Nunes. No! No! Ma che cazzo ha combinato il difensore? 2-1, 3-2 fondo. No, minchia si arrabbia, giustamente. Ma cosa hai combinato? Ma perché hai dato indietro quel pallone lì? Non ci credo, ma non ci credo. Stavamo andando ai supplementari. Ma guardate che errore, ma fatemi vedere. Ma voglio vederlo. Chi è questo fenomeno? Chi è stato? Vedete se riuscite a individuare il nome. Ma perché l'hai data così? Ma buttala fuori piuttosto se sei in difficoltà, ma non darla indietro. Chi è? Prove. Disastrosa la sua prestazione. Disastro, disastro. È proprio lui? Sì. Sì, è lui. Guardate, l'ha data indietro, nessuno se l'aspettava, la palla rimbalza, tiro, la deviazione con la mano, però l'arbitro ha dato il gol, giustamente, non può dare rigore, a meno che sicuramente se la parava dava rigore. Rowe, Rowe, disastro, disastro oggi questo giocatore. In finale ci va il Wolverhampton, grazie a Robert. Mi dispiace ragazzi, però purtroppo sono cose che succedono, non dovrebbe succedere, ci tenevo a vincerlo, a provare. Ci rimane male anche l'Abiad. Quanto gli abbiamo dato a Robert? 4 e mezzo, direi proprio di sì, anche Rose, Penosi, tutti e due. Ma porca troia, ma guardate se io devo, non devo andare in finale per un errore. Era col Manchester City. Niente ragazzi, salta la FA Cup e quindi. Queste saranno molto probabilmente due squadre che andranno a fare un'altra edizione della Coppa delle Coppe. Quindi niente. Wolverhampton Manchester City. Mi dispiace, non pensavo che commettessi un errore del genere. Vabbè, ci sta, ci sta. Dobbiamo cambiare qualcosa, vedi? Dice Tomori ha commentato così nel dopopartita. Non abbiamo più un posto in Team Emirati FA Cup. Ora dobbiamo fare un po' di autocritica e cambiare qualcosa. Questo direi che è normale. È normale che alcuni giocatori, dopo stare avvisato a lungo, giocato in ambiente proprio con famiglia, se non si riprenderanno in tempo per la prossima partita sui tunnelli, va bene, ok, rapporto mensile, rapporto sugli allenamenti, Sevi è salito di uno, molto bene, vabbè. Niente ragazzi, non so cosa dire, ci sono rimasto male per quell'errore lì, non si deve mai dare un pallone indietro in quella maniera lì, mai, 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 piuttosto buttarla fuori in calcio d'angolo, ma non così.
È arrivato questo e siamo fuori dalla FA Cup. Pazienza, mi dispiace davvero tanto. E adesso puntiamo dritti a vincere il titolo e andare in Premier. Basta. Boh, abbiamo solo più da pensare a quello. Dispiace, non ne faccio una colpa, però devo stare un po' più attento. Pazienza, ragazzi, dai. Ciao a tutti e scusate, ma mi scuso anche con i tifosi del Millwall. Pazienza. Ciao ciao ragazzi, ciao, sono rimasto male, non me l'aspettavo una cosa così. Vabbè, comunque. Gli errori si pagano. Ciao a tutti, buona continuazione, sono rimasto male.